Gli agenti della Polizia Stradale dell'Aquila Ovest, diretti dal comandante sostituto commissario Alberto Ravanetti, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino kosovaro di 31 anni, residente all'Aquila con precedenti penali. È stato anche denunciato a piedi libero per favoreggiamento un suo connazionale di 26 anni, residente all'Aquila e incensurato. I fatti risalgono alla scorsa domenica, in autostrada 24, nei pressi dell'uscita dell'Aquila Ovest, quando i due uomini a bordo di un veicolo sono stati sottoposti ad un controllo da parte degli agenti della stradale. L'uomo di 31 anni è stato trovato in possesso di documenti falsi, in particolare la carta d'identità e patente di guida, rilasciati da autorità bulgare, intestati a nome di un cittadino bulgaro, ma con la foto del fermato. Dopo un'accurata verifica dei documenti esibiti, gli agenti hanno avuto dei dubbi sulla loro autenticità, tanto da essere talmente insospettiti che hanno proceduto ad ulteriori e complessi accertamenti, dal quale è emersa infatti la falsità di entrambi i documenti. Hanno arrestato così il kosovaro per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'arrestato è stato sottoposto a fotosegnalamento e dopo l'interrogatorio con gli agenti ha ammesso la propria vera identità di essere un cittadino kosovaro e di usare documenti bulgari falsificati per poter liberamente circolare sul territorio europeo. In merito al possesso dei documenti falsi, l'arrestato ha detto di averli acquistati in Macedonia.